Per la seconda volta in pochi mesi un voto popolare ci consegna un risultato storico. Come era stato per la Brexit, le elezioni presidenziali della Casa Bianca hanno determinato uno sconvolgimento che ha una portata veramente storica. Possiamo parlare di una sorta di Brexit al cubo, perché veramente l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca rappresenta un cambiamento epocale. Le similitudini con la Brexit sono molte, innanzitutto perché nell'un caso e nell'altro sia i sostenitori dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea che i sostenitori della candidatura di Trump, e Trump stesso ovviamente, avevano tutti contro. Per la prima volta probabilmente nell'intera storia degli Stati Uniti tutti i grandi mezzi di comunicazione, tutti i giornali, ma anche tutti i personaggi pubblici, lo star system, erano tutti radicalmente contrari a Trump. Non erano semplicemente a favore dell'altro candidato, ma erano radicalmente ostili a Donald Trump, al punto di delegittimarlo in maniera totale. Non soltanto, addirittura il Papa, fatto del tutto inedito nella storia delle elezioni americane, si era schierata contro il candidato repubblicano e a favore di Hillary Clinton. Ebbene, nonostante tutto questo, Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Quali sono le cause di questo fatto assolutamente incredibile e assolutamente inaspettato? Ricordiamo che tutti i sondaggi, assegnavano a Trump possibilità ridicole intorno al 4% percentuali da prefisso telefonico di avere successo nella sua corsa alla Casa Bianca. In realtà però, se noi guardiamo le cose da un'altra prospettiva, questo risultato non è così inspiegabile. Perché? Perché in tutto l'Occidente ormai soffia fortissimo un vento di ribellione all'establishment. Questo vento viene definito, questa nuova tendenza inarrestabile e crescente viene definita sbrigativamente populismo. Questa definizione però dovrebbe tenere in considerazione un fatto: il contrario di populismo non è la buona politica, ma è l'elitismo, ossia il governo da parte di ristrette elite che fanno gli interessi dei pochissimi contro quelli dei molti. In che cosa si è concretizzato questo? Innanzitutto nella globalizzazione. La globalizzazione che le elite finanziarie, le elite economiche e di conseguenza le elite mediatiche, le elite accademiche e gli opinion maker ci hanno magnificato come un elemento di grandissimo progresso che ci avrebbe garantito risultati straordinari di crescita, di sviluppo. In realtà, come era assolutamente ovvio, si è tradotto in un fortissimo impoverimento dei lavoratori occidentali, che hanno visto un aumento della disoccupazione, che hanno visto un calo dei salari, che hanno visto i loro posti di lavoro divenire sempre più precari, sempre più instabili e le loro condizioni di vita peggiorare drasticamente. Queste elite, dunque, queste scelte, questi elementi, uno di questi è la globalizzazione, ma non è il solo, l'immigrazione selvaggia, che esattamente come la globalizzazione va ad aumentare le distanze tra ricchi e poveri. Perché? Perché l'arrivo di una grande quantità di manodopera a bassissimo costo avvantaggia chi è molto ricco, avvantaggia chi è il detentore del capitale, mentre danneggia fortemente il lavoratore che si trova a dover sostenere una concorrenza al ribasso rispetto alle sue condizioni di lavoro precedenti. Ebbene, una sterminata massa di lavoratori che, ricordiamo, sono la grandissima maggioranza, le elite sono numericamente molto limitate, si ribella, rifiuta oramai queste formule che sono state portate avanti con grande forza da tutti i media, da tutti gli analisti, ma che hanno avuto un risultato opposto a quello che ci promettevano avere. Quindi l'altra conseguenza
di questo fenomeno è che c'è una frattura, una rottura tra non soltanto tra le masse e l'elite, ma anche tra le masse e i media, i giornali, le televisioni, ormai non rappresentano più, non orientano più il voto e il pensiero dei cittadini. E la vittoria di Trump è un esempio plateale. Cosa significherà concretamente la vittoria di Trump? Per capirlo dobbiamo abbandonare la maniera in cui normalmente ci vengono ormai presentati gli scontri politici, ossia tra personalità, tra individui, ma guardare quali sono le ricette fondamentali, quali sono gli elementi realmente politici dietro i candidati. Nel caso di Trump, l'elemento dirompente rispetto sia a quello che c'era prima in America, sia a quello che c'è attualmente in Europa, è il protezionismo, ossia il fatto che Trump sostiene la necessità di tutelare i lavoratori americani, le fabbriche americane, le industrie americane, dagli effetti della globalizzazione e in un certo senso anche l'isolazionismo che Trump porta avanti, ossia le costosissime, sia in termini economici che in termini di vite umane, guerre intraprese dalle precedenti amministrazioni, che di certo non sono andate nell'interesse né di astratti concetti di giustizia, di libertà, che assolutamente non hanno portato avanti, ma men che meno nell'interesse materiale, concreto del popolo americano. Ecco, molto probabilmente questa fase di interventismo americano si è, grazie al cielo, conclusa con l'elezione di Donald Trump. Ma ci sono anche importantissimi risvolti geopolitici in questa vittoria. Perché? Perché Trump, a differenza della Clinton, che è sempre stato un falco in questo senso, si propone un rapporto collaborativo con la Russia di Vladimir Putin. Si propone di instaurare un nuovo rapporto, una nuova agenda comune con quello che per la Clinton invece era il nemico numero uno, mentre coerentemente con quelle che sono le sue premesse economiche, cambierà radicalmente l'atteggiamento nei confronti della Cina. La Cina, è bene ricordarlo, è stato il paese che più di tutti si è avvantaggiato della globalizzazione, perché ha potuto utilizzare la sua manodopera a bassissimo costo, ma al tempo stesso estremamente scolarizzata, istruita e regimentata, per diventare la fabbrica del mondo, ossia per assorbire tutti quei posti di lavoro che prima erano in Occidente e quindi per avere una crescita economica spaventosa. Fino ad oggi c'era un forte asse Russia-Cina. In realtà questo asse era una condizione che Putin subiva, non aveva altre scelte, perché l'America gli era completamente ostile e l'Europa, come sempre, seguiva, anche contro i suoi interessi, pedissequamente le scelte di Washington. Adesso tutto cambia, perché quello che Trump si è riproposto, poi bisognerà vedere quanto del suo programma verrà applicato, ma ciò che lui si è ha affermato in campagna elettorale è che lui vuole bloccare questo processo di trasferimento della produzione industriale dagli Stati occidentali, in particolare nel suo caso dagli Stati Uniti d'America, alla Cina. E questo segna veramente un cambiamento gigantesco. L'elezione di Trump poi dimostra anche un'altra cosa. Noi abbiamo sentito i nostri commentatori, non solamente i nostri, però in particolare da noi, magnificare i risultati di Obama, i risultati in particolare economici, cioè si diceva forse in politica estera Obama ha fatto una serie di errori, ha creato una serie di situazioni di grave emergenza, però in economia l'America va bene, la politica economica di Obama funziona. Il voto di oggi invece ci dà una realtà completamente diversa. Le misure economiche di Obama non hanno funzionato, nel senso che non hanno migliorato la condizione di vita degli americani e in particolare non hanno migliorato la condizione di vita delle classi lavoratrici americane.
Questo è un fenomeno che sembra essere assolutamente comune a tutti i partiti che si definiscono progressisti o di sinistra dell'Occidente, cioè proprio questi partiti che in teoria dovrebbero portare avanti gli interessi del mondo del lavoro a discapito o comunque in contrapposizione con quelli del grande capitale, sono invece quelli che si allineano di più alla volontà delle grandi compagnie multinazionali, delle grandi banche, dei poteri forti. La candidatura di Clinton era appoggiata da tutto l'establishment economico, il che apparentemente sembrerebbe una contraddizione, perché la Clinton è democratica, quindi il Partito Democratico dovrebbe assomigliare a qualcosa, dovrebbe essere qualcosa di vagamente simile alla sinistra. Ma se ci pensiamo un attimo, anche nei paesi europei, in particolare in Italia, per chi tifano i grandi poteri economici? Per i partiti cosiddetti riformisti, per i partiti progressisti, partiti che però perdono, perché anche quando c'è una crescita economica, quello che manca è proprio il progresso, ossia questa crescita va ad arricchire un numero molto ristretto di persone a scapito della grande massa, che è esattamente quello che è successo in America negli 8 anni dell'amministrazione Obama. Per quello che riguarda le vicende europee, questo voto avrà un impatto enorme, un impatto che non è molto semplice da calcolare, non è molto semplice ipotizzare gli scenari che si aprono con Donald Trump alla Casa Bianca. Quello che verrà sicuramente messo in discussione sono i trattati di libero scambio, cioè quei trattati che si propongono di creare immensi mercati con il minor numero possibile di regole, in modo che il capitale possa spostarsi senza nessun tipo di vincolo da una parte all'altra e produrre in condizioni sempre più concorrenziali, ossia mettendo sempre di più i lavoratori in concorrenza l'uno con l'altro, che hanno nel TTIP il loro emblema. Questo è realmente una buona notizia per l'Europa, per i lavoratori europei. L'altro elemento che possiamo aspettarci è un ridimensionamento del ruolo della NATO. Trump ha detto che non vuole, che la NATO oramai è superata, che non ha senso che gli americani paghino queste enormi spese militari per sostanzialmente, nella sua ottica, difendere l'Europa, non si capisce bene da quale nemico, e quindi ci sarà probabilmente un ridimensionamento della NATO che è, dal mio punto di vista, anch'esso un bene, perché la NATO, se la NATO non avesse avuto questo ruolo così forte e così interventista, noi non avremmo avuto la guerra in Iraq, noi non avremmo avuto la guerra in Libia, non avremmo avuto un'instabilità che ha dato fuoco ai paesi del Vicino Oriente che sono i nostri dirimpettai, e non avremmo avuto l'invasione dei profughi a cui stiamo assistendo. Anche per quello che riguarda l'immigrazione, le ricette di Trump sono molto di rottura con il passato. Trump vuole costruire un muro al confine del Messico, è molto improbabile che poi avvenga, ma in ogni caso è significativo il fatto che il nuovo presidente degli Stati Uniti vuole porre un argine all'immigrazione e in particolare all'immigrazione illegale, che di fatto abbassa il costo del lavoro e di conseguenza abbassa le condizioni di vita dei lavoratori. Gli effetti di tutto questo sulla politica italiana non sono facilmente delineabili. Quello che è certo è che nel nostro piccolo anche noi tra poco tempo, tra meno di un mese, saremo chiamati alle urne per un referendum, e in questo caso sarà molto difficile sostenere che bisogna votare sì, perché altrimenti i mercati sarebbero turbati e la comunità internazionale vedrebbe di cattivo occhio l'esito di questo referendum. Il voto di Trump ha spazzato via clamorosamente questi discorsi e ha rimesso la parola
ai cittadini, ha ridato la parola ai cittadini, che di fatto se la sono ripresa contro l'establishment, contro i grandi poteri economici, contro la stampa, contro gli intellettuali, contro le star, contro chiunque, contro tutte quelle elite che invece da sempre sostengono che devono essere loro a orientare il voto, che l'unico voto possibile è un voto coerente con quelle che sono le loro indicazioni. Ecco, gli americani hanno risposto chiaramente che non è così.